Don Benzi ride, Don Oreste. Ride nella foto posta sulla sua tomba nel cimitero di Rimini, dove riposa dal 2007. Ride col sorriso che lo accompagnava in vita e che gli veniva dallo stretto rapporto che aveva con Dio. Dio allora parla, è sempre vicino all'uomo e parla al cuore dell'uomo. Parla la sua coscienza, parla in un dialogo continuo. È veramente come un papà che ha un figlio che cresce, che vuole conquistare la vita, diventare padrone di se stesso, dominarsi, e nel medesimo tempo allora si scontra con tutti quelli che gli pongono delle norme, delle regole, no? Gesù dice: chi viene dietro a me avrà la luce della vita, cioè è la sua vita che diventa luminosa e affascinante. I cristiani hanno questo compito nel mondo. Il tuo problema è questo, che tu sia un innamorato di Cristo. Non basta essere un facchino di Cristo, devi essere un innamorato. Gesù non conquistava le folle che incontrava, lui, Don Oreste, conquistava i giovani e li accoglieva nelle sue numerose comunità famiglia che aveva voluto intitolare al Papa Buono, a Giovanni XXIII, giovani che avevano perso la strada e che, Don Oreste ne era convinto, avevano un grande bisogno di Dio per ricominciare a vivere. E i nostri operatori, i veri operatori, sono coloro che riflettono il volto di Dio sulla loro vita. La terapia di Gesù? Sì, pienamente, pienamente, sì. Io sono il Signore, io sono colui che ti guarisce e ti prende in braccio e cammina con te.